E benvenuti in questo nuovo video. Finalmente siamo in quel di Magione per il secondo appuntamento stagionale del Formula X Italian Series. Dopo le disavventure e avventure di Varano abbiamo dovuto rialzare completamente tutta la vettura e abbiamo trovato anche delle cattivissime e bruttissime sorprese all'interno della macchina. Infatti tutti i problemi che abbiamo avuto erano legati a dei bracci posteriori lenti che si erano allentati un po' con l'andare avanti della vettura. L'assale posteriore purtroppo era abbastanza piegato e ci siamo ritrovati infatti a doverlo cambiare proprio poco prima delle libere. Proprio come un anno fa qui a Magione stavamo per andare quasi nel muro, infatti siamo andati purtroppo post sostituzione assale posteriore e mi sono ritrovato con il pedale del freno totalmente giù e potete immaginare che in fondo al dritto non è affatto una cosa simpatica. Avendomi scaricato tutto il pedale me la sono fatta un po' sotto e sono andato lungo. Per fortuna è andata un po' meglio dello scorso anno, non abbiamo fatto danno, non è successo nulla. Quindi adesso ci prepariamo per le qualifiche e poi cercheremo di capire un po' che cosa, come e quando si potrà fare.
tornati da poco dalla qualifica e diciamo che si poteva fare meglio, ma non ci lamentiamo. Quarto posto e purtroppo la pole position è a un secondo abbondante. Purtroppo proprio quando stavo per fare il miglior giro ho trovato la safety car dove avrei voluto almeno chiudere il giro, avevo un 3-4 decimi sicuro nelle mani. Però anche queste sono le gare, quindi adesso bisognerà recuperare tutto quanto in gara 1.